Dopo aver percorso il cavalcavia del Corso della Vittoria e imboccando la strada che poi dal corso arriva a Veveri, sono tanti i problemi che ci hanno segnalato, in particolare i commercianti della zona. Sono i problemi che ci sono stati segnalati. Il principale è quello dei marciapiedi. Perché? Perché i marciapiedi sono ripidi. Questa è una problematica che comporta che cosa? Comporta il rischio di cadute. Una problematica questa che si ripercuote praticamente in tutto il primo tratto. Gli stessi commercianti sono intervenuti in alcune situazioni insomma, capitate per dare una mano e aiutare i loro clienti, ma anche le persone che passano sullo stesso corso. In alcuni casi hanno dovuto chiamare anche l'ambulanza. Un'altra segnalazione riguarda che cosa? Riguarda l'alta velocità dei veicoli. Essendo una strada chiaramente lunga, con un lungo rettilineo, questo induce ad una velocità eccessiva. Oltretutto i passaggi pedonali sono un po' pericolosi perché sono poco illuminati e questa, insomma, è un'altra questione che ci viene segnalata e sulla quale si chiede di intervenire. Un tratto di corso che oltretutto è poco illuminato, perché? Perché ci sono i lampioni solo da un lato e questo comporta, insomma, anche qui una serie di difficoltà riguardanti sia i cittadini e sia i commercianti. Lampioni che sono posizionati oltretutto tra una e l'altra casa, quindi vicino ai balconi, e questo comporta delle zone d'ombra. Uno dei punti critici più segnalati qual è? Quello tra il numero 31 e il numero 33 del corso. Siamo qua con chi? Con la signora Anna Ghiraldi del Centro per la Bellezza. Insomma, Anna, quali sono i problemi di questo corso principali? Beh, la mancanza di luce, l'acqua che le persone non riescono ad attraversare, oggi è niente. Devono andare sulla strada per le carrozzine disabili, per i bambini con la carrozzina che non riescono a passare su questo marciapiede disagiatissimo. Sono cadute 10 persone che conosco io. Poi sicuramente 3 o 4 sono anche finite all'ospedale con delle fratture. E voi siete dovuti intervenire. E noi siamo anche dovuti intervenire in soccorso a queste persone. Quindi l'abbiamo già segnalato, ma purtroppo questa cosa è in essere da tanto tempo. Insomma, la richiesta Speriamo. È quella di intervenire e certo, di mettere a posto la situazione. Perché comunque non si può andare avanti così, che la gente si rompe e finisce all'ospedale. Sul giornale L'Azione, che trovate in edicola, a partire da questo venerdì 4 ottobre troverete ulteriori informazioni e le interviste a tutti i commercianti. Vi ricordo che potete seguirci anche su www.sdnews.it, dove potete scaricare tutti i nostri giornali in formato digitale. Un saluto da Marco Cito.